Prime prove di esodo al via. Napoli è ancora affollata, anche se già da questa mattina una buona parte di cittadini si è messa in marcia verso le località vacanziere. Traffico intenso quindi sulle autostrade per il sud, in particolare sulla 3 in direzione Calabria. Agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia è scattata la prima fase, con tempi d'attesa dai 20 ai 30 minuti. Nella zona del Cosentino invece il traffico è sostenuto. Sulla statale 18, nei pressi di Scalea, altra meta favorita dai napoletani, c'è stato qualche incolonnamento e la circolazione ha subito qualche rallentamento. Traffico intenso anche sulle altre statali nella zona di Cosenza. La polizia stradale e l'ANAS hanno intensificato le attività di controllo. Il caldo intenso delle ultime ore sta favorendo la corsa dei turisti verso le principali località del mare. Presto per dirlo, visto che siamo ancora alla prima settimana di agosto, ma per ora le partenze sono diminuite molto rispetto allo scorso anno. Gli italiani che faranno le valigie per andare in vacanza saranno il 29,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2011, vale a dire circa 15,4 milioni. La radiografia è di Federalberghi, secondo la quale quest'anno quasi 6 italiani su 10 rimarranno a casa.